Ciao a tutti, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Sto registrando questo video perché vi vorrei far vedere ciò che mi ha inviato Emmy Haul. Infatti questo è un haul delle cose che mi ha inviato, sono in tutto tipo 11 capi circa. Prima di iniziare però vi lascio qui il codice sconto di cui potrete usufruire. Si tratta del 20% di sconto sul vostro ordine. Tra l'altro, per richieste e per sentirci diciamo un attimo più spesso, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale Telegram. Qui sotto avete tutti i link di ogni mio social, quindi Instagram, TikTok, del canale affiliato ad Amazon ed anche appunto a Telegram. Parto già col dirvi che questo haul contiene tutti i trend di cui vi ho già parlato all'interno del video, dei trend di questo periodo, quindi bolero, la trama all'uncinetto, e fatemi sapere anche se volete il video sui trend invernali perché ne avrei già molti in mente, quindi fatemelo sapere. Allora, io direi di partire subito dal mio capo preferito, ovvero questo top, che è letteralmente uno dei miei must have di questo periodo. È di questo colore, quindi il blu navy, lo sapete, mi piace un sacco. C'è anche il rosso e mi piace un po' questa vibe, un po' da rider jacket. Non so se avete presente le giacche che vanno di moda al momento. Infatti lo sto veramente sfruttando tantissimo. Avrete visto il mio post su Instagram, l'ho indossato tantissime volte su TikTok, quindi veramente super super bello e super approvato. A me piace molto abbinarlo ad un paio di jeans e a delle Nike Cortez. Come secondo capo vi mostro un top che diciamo ha la stessa vibe di questo qui. Sto parlando di questo top, troppo bello secondo i miei gusti, perché i colori sono dei colori che comunque vado ad utilizzare spesso. Stiamo parlando del nero, del rosso, del bianco, quindi sono dei colori super indossabili ed è a maniche corte. Ho visto che sul sito c'è anche la versione a maniche lunghe, potete anche acquistare quella. E niente, veramente veramente approvato. Lo abbino con una cinta diesel, un paio di jeans e le mie Jordan. Vi mostro anche un altro dei miei articoli preferiti di questo ordine. Sto parlando sicuramente di questo paio di jeans qui. È un jeans veramente bello. Davo già un'occhiata a questo pantalone da un bel po' di mesi sul sito di Emmy Haul, però alla fine non l'ho mai preso. Mi sono decisa a prenderlo ora e non ho altro da dire. Bellissimo. Ho pensato di abbinarlo con un top color panna, una balaclava dello stesso colore e Converse marroni. Un altro degli articoli di cui vi voglio parlare è questo bolero qui. Non so se vi ricordate, ma nel video sui trend di questo periodo ho parlato di questa tipologia di capo. Era da molto che desideravo un capo all'uncinetto, quindi sono abbastanza contenta e soddisfatta di aver preso questo qui, perché lo si può abbinare in tanti tanti modi, quindi bello. Tra l'altro avevo pensato di abbinarlo con un paio di parachute verde militare, un top bianco super semplice e tada, questo è come viene con il bolerino e secondo me è un outfit top. Seguendo la trama dell'uncinetto ho preso anche questo maglione qui. Il colore non mi si addice moltissimo, direi che mi stanno meglio altri colori. Io credo che la differenza si percepisca da questo colore a questo colore. Però è molto bello, desideravo questo maglione già da un po' perché ha la trama qui con la croce. E secondo me indossando un maglione del genere diciamo che l'outfit diventa subito particolare. Magari anche con una gonna corta nera ed un paio di stivali fa secondo me la sua figura. Se ricordate vi avevo parlato anche dell'Adidas perché c'è stato tipo una sorta di ritorno di fiamma di questa marca ed infatti ho deciso di prendere una felpa bianca che mi ricorda molto l'Adidas per le strisce che ha ai lati, quel capo basic che però nell'armadio non può mancare. Secondo me con un top molto corto, io un top fatto in denim, avrebbe un outfit molto molto bello, perché vedremmo questa giacca over sopra un top corto in denim e un paio di parachute e poi le New Balance. Secondo me è un outfit stupendo. Non allontanandoci alla tonalità del blu azzurro, vi voglio parlare, più che parlare, mostrare questo maglioncino qui. Anche questo un capo basic da avere secondo me nell'armadio. E vi dico la verità, quando l'ho indossato per fare il try on, vi giuro,
che stavo letteralmente morendo di caldo. Diciamo che comunque questo è un punto a favore per quanto riguarda appunto questo maglioncino qui. Non so se avete visto in giro su Pinterest, ma io ho visto molto molto spesso dei maglioncini del genere. Poi mi piace anche molto questo colore quasi ceruleo, quindi sì, sono molto felice di averlo preso. Io lo abbinerei con un paio di cargo grigi e le New Balance 530. Ritornando un attimo all'argomento pantaloni, mi piacerebbe parlarvi anche di questo paio di cargo qui. Allora, cerco un paio di cargo di questo colore da un bel po' di mesi. Parliamo appunto di un paio di pantaloni che hanno un tessuto molto leggero, ricorda quasi il tessuto dei parachute. Infatti pensavo che avessero quel modo di cadere appunto dei parachute, quindi molto oversize. In realtà il fit è molto più simile ai cargo. Sono dei pantaloni molto belli, perché comunque parliamo sempre di un paio di cargo e a me piace molto questa tipologia di pantalone appunto. Lo abbinerei con una felpa blu ed ovviamente con le mie Adidas Forum Low. Un altro capo che ho preso è anche questa t-shirt qui. Si tratta di una semplice t-shirt bianca che ho preso perché mi ricorda molto lo stile Rockstar Girl. L'ho voluta prendere proprio per questo, perché secondo me è abbinata bene, dà un po' quelle vibes da City Girls Night, quindi mi piace molto. Proprio per questo ho abbinato una miniconna nera insieme a una giacca furry ed infine una fasciata russa. Allora, poi gli ultimi due capi sono questo paio di cargo, che veramente sono bellissimi, sono veramente belli, di cui la particolarità è che non mi stanno, mi stanno piccoli. Io già l'avevo notato quando li ho visti così, che mi sarebbero stati piccoli. Per me è stato bruttissimo, perché desideravo un paio di pantaloni grigi nello specifico e quindi per me è stato veramente triste. Infatti credo di darli a mia sorella, ve l'avevo già detto su TikTok. Sono felice che però qualcuno come mia sorella Sara li potrà utilizzare al posto mio. Infine, per ultimo ma non per importanza, vi vorrei parlare di questo capo che non so come definire, perché in realtà non ha la lunghezza di un vestito, ma potenzialmente se fosse stato un attimo più lungo sarebbe potuto essere un vestito. È un po' lungo rispetto a ciò che mi aspettavo e quindi non è né un maglione né effettivamente un vestitino. Secondo me al suo perché è secondo me anche abbastanza particolare, perché mi ricorda molto quello di Jay del London. Mi dispiace, perché secondo me come vestitino sarebbe stato molto molto bello, anche perché ho visto su Pinterest una serie di vestiti del genere, quindi secondo me sarebbe stato molto carino. Avrei pensato di abbinarlo con una minigonna nera ed un paio di stivali alti neri. Comunque, purtroppo siamo giunti alla fine di questo video. Io vi saluto, vi ricordo di utilizzare il mio codice se vi va e di seguirmi anche sugli altri social. Con questo è tutto, ci vediamo con i prossimi video. Un bacio!